Rieccoci qui, colazione in biblioteca, una domenica mattina diversa, più tranquilla, tra profumi, tra il profumo dei libri della biblioteca, che è una cosa che chi non la prova almeno una volta nella vita davvero non vive, perché il profumo che si respira in una biblioteca è fantastico ed unico, vero? Aurora, io ne sono sempre inebriata e mi piace andare in biblioteca a leggere, quindi non solo portarmi a casa i libri, ma anche leggerli direttamente lì perché ci sono dei volumi un po' come quello che abbiamo visto prima. E stare proprio in quell'ambiente, cioè vedere tutti questi scaffali pieni di vita, perché alla fine non sono oggetti inanimati, ma sono vita. Vita come Assolutamente. è il libro che trattiamo adesso, che io trovo veramente toccante e deliziosa allo stesso tempo. Libro molto veloce, nella lettura, quindi tutti i tre libri che veramente in un weekend vi fate wow, una mangiata di letteratura non indifferente. Ma non ti rubo Vero, spazio, non ti rubo spazio. ma figurati, cara, anzi, sai che noi proprio ci completiamo. Ebbene sì, il secondo libro che presenteremo oggi è un libro contemporaneo, quindi uscito nel 2021 per la casa editrice Feltrinelli. Anche questa è un'edizione molto molto bella, con la copertina rigida, le pagine illustrate, perché il secondo libro è di una giornalista conosciutissima, discussa per carità, ma io l'amo molto, è Concita De Gregorio. Allora, cosa c'entra Concita De Gregorio? Tu sai che in seconda parte di solito io do dei consigli per i giovani. Ebbene, Esatto. c'entra tantissimo, perché ho proprio scelto di presentare questa volta come fascia d'età, stiamo parlando agli adolescenti e ancora più in particolare alle ragazze, perché ho scelto, ecco, di portare con te, da te, in Radio Nord Borealis, Lettera a una ragazza del futuro, uscito appunto a fine 2021. Eccoci Diciamo qua. che oggi rimaniamo un po' sul tema della libertà, Sì, perché anche bravissima, verissimo. questo, graziosamente, o come si suol dire, per gentil cortesia, ci chiede proprio di imparare a rispettare un po' i nostri desideri del futuro, se mi permetti di citarlo quasi dal libro, perché c'è questa voglia di imparare ad avere libertà. È proprio così, guarda, sei stata, hai trovato proprio il nostro filo conduttore. Abbiamo parlato prima della strana biblioteca di Murakami, in cui il protagonista era un ragazzo che ha questo percorso iniziatico molto onirico, insomma, per raggiungere la propria affermazione, la propria libertà. Anche questo, stavolta dedicato alla donna, è un inno alla libertà per tutte le generazioni future, passate e contemporanee, un inno alla libertà per le ragazze. Concita scrive una lettera che poi in realtà è rivolta, insomma, a tutte le adolescenti, ma lei decide di scriverla alla se stessa del passato. E quindi è una donna matura, madre di quattro figli. Questo è importantissimo, focalizzare sul fatto che lo viva proprio come esperienza diretta. Decide di scrivere questa lettera a se stessa, in realtà, perché forse, dice lei, avrei voluto che qualcuno me la scrivesse, che avrei voluto trovare questa lettera fra le carte, in un baule, in una soffitta, quando avevo appunto 13-14 anni. Sarebbe stato fantastico. Le sue parole in questo libro sono semplici. Si tratta di frasi, di pensieri, di consigli
molto potenti, che uniscono veramente tutte le generazioni, e questo è vero. Una cosa importantissima, ecco, quindi l'inno è un inno alla libertà, ma attraverso cosa? Ed è questo che mi fa tenerezza e che veramente dovremmo ricordare costantemente. È un inno alla libertà attraverso la gentilezza. Concita scrive: sii gentile, appassionata e gentile, ribellati, ma scegli tu a che cosa. Ignora le convenzioni e l'arroganza, resta intatta e diventa tu stessa il mondo che vorresti. E trovo che, insomma, già in questa frase sia racchiuso una saggezza grandissima, che ci possono sembrare delle ovvietà, ma confrontandomi, insomma, anche con delle ragazze che vengono in biblioteca, a cui l'ho consigliato, queste parole così semplici, così chiare, c'è un momento nella nostra vita in cui abbiamo bisogno di sentirle così esplicite, così vibranti, così risuonanti da donna a donna, e ecco perché ho scelto di portare questo libro come consiglio di lettura alle generazioni femminili. Sì, diciamo che in questo libro, se c'è una cosa che non c'è, è proprio la retorica. Esatto. Nel senso che sembrano parole molto semplici, quasi quelle, no, che dici sì, ok, quasi come non le ascolti, no? Quando qualcuno ti dice una cosa ovvia e tu dici ok, va bene, ma poi in realtà non lo stai ascoltando. Prendendo con un occhio diverso il libro, davvero, se c'è una cosa che non fa, è una retorica in ogni cosa che dice, perché ti porta proprio a riflettere sulla tua esistenza e a trovare quei punti della tua stessa vita in quello che lei scrive. E quindi trovo che questa sia la perfezione di quando un libro ti arriva e te lo senti dentro, quando riesci addirittura a incanalarlo all'interno della tua vita quotidiana, in quello che ti accade. Sì, ti posso dire che, giusto, verissimo, che questo libro fa breccia. Cioè, capisco, io lì per lì, ecco, arrivato come nuovo acquisto, insomma, in biblioteca dove lavoro, mi ha incuriosito moltissimo, ecco, quando arrivo ad una prima lettura mi sono veramente domandata se cosa potessero pensarne le ragazzine, se queste parole che Concita dice risuonano in me perché ormai donna grande, o se potessero risuonare anche in un adolescente. Allora, sicuramente non tutto. Non tutto è immediato, non tutte le frasi, diciamo i consigli di Concita possono risuonare subito, ma sicuramente rimangono. Sicuramente è qualcosa che rimane e che prima o poi riaffiora, cioè che entrano proprio nel background del nostro subconscio, ne sono certa, perché il confronto poi a volte, ecco, a me piace moltissimo chiedere ai nostri utenti, quando hanno preso un libro in prestito che mi ha incuriosito, che cosa ne pensano, no? Questo è un piccolo feedback che posso avere dai lettori, soprattutto dai lettori più giovani, generazioni ci separano, ma non solo generazioni, anche proprio strumenti che ancora da adolescenti non si possono avere e che noi, insomma, in veneranda età abbiamo un po' di più. E quindi niente, ecco, cosa aiuta anche a leggere questa lunga lettera, anche le magnifiche illustrazioni che sono di una poesia infinita. E ti dicevo prima, appunto, che la lettera è illustrata da Maria Chiara Di Giorgio, che è
Bravissima, la amo moltissimo. Sì, e quindi le sue illustrazioni non fanno che aiutare, diciamo, alla comprensione del libro. Quando le ragazzine, diciamo, Concita dice: vorrei aver avuto la forza di dire tanti no nella mia vita, ma non dei no arrabbiati, dei no gentili, semplicemente perché avrei capito che mi sarei rispettata molto di più. Ecco, l'illustratrice accompagna queste pagine, questa frase con un'illustrazione molto molto forte, una bimba decisa, non arrabbiata, ma decisa, perché parliamo di una rivoluzione gentile, ci si può affermare, insiste Concita, senza violenza, difenditi. Anche con durezza se è necessario, ma sempre con il rispetto dell'altro. E quindi l'illustratrice, insomma, ci fa questo no gigante che, insomma, ben illustra i suoi pensieri. Ecco, allora non posso dire molto di più perché se no vi leggo tutto il libro. Vi invito però a scoprirlo, a leggerlo magari anche insieme. Guarda, il mio invito è questo. Io ancora la mia 8 anni ed è presto, però glielo voglio regalare e vorrei leggerlo insieme a lei. Quindi invito tutti intanto a creare questo momento di condivisione. La lettura è un momento fantastico che permette poi di scambiare sensazioni. La lettura condivisa in famiglia, fra generazioni, lo trovo un momento privilegiato da non farsi scappare. Quindi il mio consiglio è: compratelo, mamma e figlia, portatevelo al mare, in gita, nel bosco e leggetelo insieme. Sarà bellissimo scambiare, secondo me, ecco, le esperienze di una o dell'altra, o rispondere alla curiosità Esatto. La delle nostre particolarità, figlie. infatti, secondo me questo libro è proprio il potere che ha la lettera. La lettera la tieni lì, no? Nella tua scrivania e magari ci sono momenti della vita differenti in cui la ritrovi, la leggi e magari per quel momento ti serve. Poi la rilasci lì di nuovo dei mesi, degli anni e poi torna fuori e ti accorgi che un altro pezzo serve in quel momento. Io le ho sempre dato questa connotazione quando me lo sono regalato per Natale l'anno scorso. Ecco. E gli ho dato questa connotazione. È lì perché ho una parte della libreria che tengo qua in studio, dove ci sono quelli un pochino più particolari che magari durante l'anno rileggo in momenti. Ecco, questo è uno di quelli. Perché, Bravissima. come dicevi tu, no, non serve tutto nello stesso momento, ma siccome noi siamo delle donne che abbiamo anche questa evoluzione nell'arco degli anni, quando maturiamo, eccetera. Secondo me è perfetto come una lettera che sta nell'agenda, nell'archivio o tenuto sulla scrivania. Un giorno potrebbe essere letta e servirci. Verissimo, Silvia, brava, hai proprio colto come sempre e tradotto perfettamente il mio pensiero. È proprio così, ecco, è proprio una di quelle lettere che ogni tanto va ripresa in mano, che ogni tanto, quindi ecco, è da tenere nella nostra libreria, verissimo. Allora, vorrei deliziarvi, spero, con un l'incipit. Non leggo mai i finali, per ovvie ragioni, tranne forse nelle città invisibili. Ecco, ho letto il pezzo finale perché meritava in particolar modo e vorrei leggervi l'incipit così, ecco, spero di incuriosirvi all'acquisto, no, all'acquisto non per forza, insomma, Alla a lettura, leggerlo, alla esatto, lettura. alla lettura. Perfetto. Sii gentile, ragazza del futuro, appassionata e gentile. Lo so che i consigli non servono, che nessuno impara da nessuno se non dai propri errori. Lo so che le raccomandazioni degli adulti sono insopportabili, soprattutto inutili. Ne ho sentite tante anch'io. E le ho disattese tutte. Le ho capite tardi e più tardi ancora le ho ripetute, identiche.
Mi sono accorta di parlare con le stesse parole di chi mi aveva parlato tanti anni prima. Ho visto reagire chi mi ascoltava con la mia stessa reazione di allora. A volte mi è venuto da ridere, altre da piangere. Perciò hai ragione. Questa lettera non la scrivo per te. Non la leggeresti, non la leggerai finché sarai bambina. Allora facciamo così, la scrivo per me, per la ragazza che sono stata. Un giorno forse ti capiterà fra le mani, magari la troverai in un libro, scivolerà fuori da una scatola e sarà una sorpresa ritrovarla. Le persone passano, le parole scritte restano. A me una volta è successo, era una lettera con la grafia obliqua ed è stato un tuffo al cuore ed è stato bello.